Carissime studentesse e studenti che state ultimando o avete appena ultimato il vostro percorso di istruzione scolastica superiore con gli esami di maturità e state ragionando alla scelta di un percorso universitario per proseguire negli studi, cosa che fortemente mi auguro, benvenuti, benvenuti a nome del Dipartimento di Giurisprudenza. Mi chiamo Salvatore Zappalà, sono attualmente il direttore del Dipartimento di Giurisprudenza. Normalmente insegno diritto internazionale e diritto dell'Unione Europea e non vedo l'ora di accogliervi in settembre numerosi presso il nostro Dipartimento. Care studentesse, cari studenti, buongiorno. Io sono Giuseppe Speciale e sono da meno di un anno il presidente del corso di studi in giurisprudenza, afferente al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania, che ha sede qui a Villa Cerami e che ha altre due sedi importanti nel convento di Santa Catalla Vetere, nella chiesa della Purità da un lato e nel complesso di Via Rocca Romana, che sarà il luogo in cui voi seguirete le lezioni, perché è il luogo in cui si seguono le lezioni del primo anno e qualche lezione degli anni successivi. Il primo augurio che voglio rivolgervi è che voi torniate presto ad animare le nostre aule che in quest'ultimo anno e mezzo sono rimaste vuote, perché l'università è prima di ogni altra cosa uno scambio di relazioni tra docenti e studenti e tra gli studenti. È uno scambio di intelligenze, è uno scambio di curiosità, di interessi. Quindi questo è il primo augurio, che voi torniate ad animare queste aule. Ma oggi benvenuti in questo nostro tour virtuale, questo strumento video che abbiamo cercato di mettere insieme e che speriamo vi sia utile per poter cominciare a vedere un po' quale sarà il percorso dei prossimi 5 anni della vostra partecipazione al corso di laurea magistrale in giurisprudenza. Nel video che segue ci sarà l'illustrazione del corso di laurea stesso, fortemente arricchito nell'ultimo anno con tante materie complementari che potrete studiare, ma ci sarà anche l'illustrazione delle strutture nelle quali il corso viene dispensato. C'è in qualche modo uno spaccato di quello che sarà la vostra casa per i prossimi 5 anni. Perché hai scelto la facoltà di giurisprudenza? Mi sono iscritto a giurisprudenza perché volevo capire cosa stava alla base del nostro Stato e cosa si celava dietro una società, e ho capito che giurisprudenza era il percorso giusto per comprendere ciò che volevo sapere. Ho scelto di studiare giurisprudenza perché sono sempre stata interessata al mondo della lotta alla criminalità organizzata e di conseguenza ho ritenuto sin da piccola che questo fosse il percorso migliore da intraprendere per apprendere gli strumenti necessari per combatterla. Ho scelto di studiare giurisprudenza perché sono affascinata dal mondo del diritto, un mondo che ti aiuta a comprendere la società, l'attualità, le conseguenze dei comportamenti umani. Studiando giurisprudenza hai a che fare con tante discipline che ti permetteranno di moltiplicare notevolmente le idee per il tuo futuro. Ho scelto di studiare giurisprudenza nell'intenzione di coniugare i miei vari interessi sul comportamento umano e quindi studiarlo sotto questa prospettiva, cioè studiando gli istituti e i principi che regolano il nostro vivere sociale. Il corso di laurea magistrale in giurisprudenza prepara figure dotate di un avanzato livello di formazione professionale, indirizzate alle professioni legali innanzitutto, quindi magistrato, notaio e avvocato, ma anche ai ruoli manageriali e dirigenziali nella pubblica amministrazione e nelle imprese. Tutte le figure professionali che il nostro corso di laurea forma opereranno o autonomamente o saranno impiegate con funzioni caratterizzate comunque da elevata responsabilità nei vari campi di attività sociale, socio-economica e politica, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti locali, nelle organizzazioni internazionali governative e non governative, nelle istituzioni, nelle imprese, nei sindacati. Il nostro corso di laurea vuole fornire a voi, cari studenti, una buona capacità di analisi, una buona capacità di valutazione, una buona capacità di decisione, anche al di fuori delle conoscenze contenutistiche tipiche dei vari settori del diritto. Vuole mettervi in grado di spendervi nel mercato del lavoro a livello locale, a livello nazionale e a livello internazionale, seguendo una lunga tradizione che ha visto tanti nostri studenti affermarsi nei settori tradizionali, ma anche nei settori nuovi e innovativi, sia a livello locale che a livello nazionale e internazionale. Proprio a questi settori nuovi, oltre che a quelli tradizionali,
sono dedicate molte delle nuove discipline che abbiamo voluto promuovere, abbiamo voluto aggiungere nell'offerta formativa a partire da quest'anno e che voi potete vedere scorrere in basso mentre io vi parlo. Tutte queste materie complementari associate alle materie fondamentali che obbligatoriamente dovrete studiare serviranno a verificare e a affinare le vostre propensioni e i vostri interessi. Vi daremo elementi di conoscenza e di approfondimento e svilupperemo le capacità che vi consentiranno di elaborare e applicare idee originali e di articolare ragionamenti giuridici complessi. Attraverso le simulazioni processuali, poi, e le cliniche legali condotte con metodo seminariale, acquisirete competenze sul campo mediante l'analisi di casi concreti, sperimenterete quindi in concreto, in laboratorio, quindi, momenti e tecniche di applicazione del diritto. Inoltre potrete trarre profitto da esperienze all'estero attraverso il programma Erasmus e attraverso anche altri programmi che vi consentiranno di avere esperienza nelle oltre 80 sedi con cui Catania è convenzionata, 80 sedi universitarie europee. Questo è quello che noi vogliamo fare e che vi offriamo, ma cosa vi chiediamo? Vi chiediamo impegno e un'attività di studio intelligente. Non sarete soli in questo. Vi accompagneremo, vi accudiremo, vi seguiremo, vi daremo tutto l'aiuto possibile. Già al momento dell'iscrizione a ciascuno di voi sarà assegnato un docente tutor, un docente a cui potrete rivolgervi nel corso dei 5 anni per ottenere il suo consiglio, per confrontarvi, per affrontare con lui problemi circa il vostro futuro o circa le scelte da fare riguardo alla vostra formazione, in modo da operare le scelte nel modo più mirato e più ponderato possibile. Già all'inizio del primo anno, proprio nelle prime settimane, i docenti di primo anno vi dedicheranno un corso molto compatto che noi abbiamo voluto chiamare laboratorio giuridico. È il vostro esordio nella bottega del giurista. I tutor disciplinari, poi, che sono studenti senior, saranno a vostra disposizione per aiutarvi a studiare e a verificare il progresso della vostra preparazione in modo da affrontare nel modo migliore le prove d'esame. I servizi didattici, lo staff, quindi, del dipartimento e del corso di studio, vi darà tutte le informazioni e anche qualche consiglio per aiutarvi nel vostro percorso. In biblioteca, in emeroteca, nelle aule informatiche, imparerete a consultare testi e banche dati per le vostre ricerche. Se non sarete soddisfatti dei servizi offerti o dell'offerta formativa o se qualcosa si incepperà, potrete rivolgervi al presidente del corso di studio, al direttore del dipartimento, ai vostri rappresentanti in sede di consiglio di corso di studio o di consiglio di dipartimento, alla commissione paritetica docenti studenti o anche al garante, un professore che è scelto dagli studenti per tutelarli e garantirgli i loro diritti. Lo studio del diritto è uno studio impegnativo, è uno studio serio, ma è uno studio che dà anche grandi soddisfazioni, perché il diritto incide direttamente sulla società e studiare il diritto allena a capire meglio i meccanismi delle relazioni sociali, a individuare i bisogni della società, a leggere la realtà sociale, a capire quali sono i meccanismi interni alla società e rilevanti sul piano giuridico, economico e sociale. Cosa pensi finora della tua esperienza in questa facoltà? Ho trovato un percorso di studi che è sicuramente impegnativo, però sicuramente appagante e interessante. Oggi, dopo quasi un anno dalla mia iscrizione al corso di studi in giurisprudenza all'Università di Catania, posso dire con certezza che il percorso è un percorso arduo, difficile da affrontare, ma al tempo stesso soddisfacente e coinvolgente. Personalmente sto cercando di vivere in modo attivo le dimensioni che mi viene offerta dal Dipartimento, cercando di trarre beneficio da tutte le attività che il Dipartimento mi offre. Sono felice del percorso che ho scelto perché, nonostante le difficoltà date dalla situazione pandemica, l'università mi ha fornito subito il clima che cercavo e per questo vi suggerisco, vi invito di scegliere il mio stesso percorso. Studiare il diritto è un modo formidabile, un modo importante per comprendere la nostra società.
e per apprendere i modi per organizzare al meglio la transizione dal passato al futuro, per capire la complessità delle relazioni sociali e dare un contributo per organizzarle al meglio attraverso gli strumenti della scienza giuridica. Studiare il diritto risponde anche a una necessità, a un percorso di identificazione di una qualche pulsione, se volete, primordiale che ciascuno di noi almeno una volta nella vita avrà provato, il senso di giustizia o il senso di ingiustizia e la volontà di fare qualcosa per cambiare le cose. Lo studio del diritto servirà e serve anche a questo. Allora affrontate questo studio con grande impegno, ragazzi, con fiducia e con determinazione. Buona fortuna. Ci vediamo a settembre ai corsi zero e a ottobre già alle prime lezioni. Io vi suggerisco di seguire tutte le lezioni, perché è nel contatto continuo con i docenti e con i colleghi e in questo confronto che potrete crescere nel modo migliore. In bocca al lupo, mettetecela tutta. Vi aspettiamo. Per tutte le altre informazioni consultate il sito www.lex.unict.it. Venite a trovarci online, siamo presenti ovviamente su internet con la nostra pagina e il nostro sito istituzionale, siamo anche presenti su Facebook, su Instagram, ma non esitate anche a scriverci alle email istituzionali, agli indirizzi istituzionali e vi risponderemo per cercare di dare soddisfazione e risposta alle vostre curiosità sul percorso. Scriveteci, vi aspettiamo, benvenuti e speriamo di accogliervi in tanti a settembre, auspicabilmente in presenza. Buona estate a tutti e arrivederci a settembre al Dipartimento di Giurisprudenza di Catania.